Eccoci ritornati ragazzi, terzo episodio, siamo sempre qui, stiamo scappando via con la luce al singolare, però una delle luci, la regina delle luci come l'ha definita Joel, perché praticamente ci hanno venduto le armi, Robert che ha fatto una bellissima fine, le ha vendute a loro e adesso So come loro evitarlo. ci stanno portando. Dove sono le armi? Parlo al plurale anche se è solo una persona, ma in realtà è perché sono le luci. Quindi parlo al plurale per questo. Questa qua è pure ferita F. Andiamo, va. Spero vi stia piacendo la serie, ragazzi. Ricordatevi sempre di supportarla con un bel mi piace. Holy shit. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. A Gio non gliene frega un Perché cazzo. adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Oh, finalmente iniziamo a trovare anche gli ingranaggi per potenziare. Joel, dammi una mano qui. Te preoccupare, ci penso io, signore. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Possiamo passare in silenzio anche se non è il vostro stile. Vedo che ha già capito come funziono io. Zero stealth, io Apriremo entro, quella porco copia. due, riempio il posto e dopo spacco tutto, zio. Sto telefono. Ho capito che ormai è inutile prendere tipo questo. mattoni e cazzi vari. Chi se ne frega? Uccidermi non ti servirà. Qua va. To va pure dietro la porta, l'ho portato. Shut up. Ah, non c'hanno sgamma. Oh, solid. Pensavo ci avessero sgamato. Vedevo quello là che Sono puntava la tanti pistola. oggi. Sono tanti che sì. Ah, questo è mio. Intanto con la coda dell'occhio guardiamo in altre direzioni. Ok. Certo che io avrei degli alleati che stanno lì a guardare, però vabbè. I giochi di avventura si sa, sono fatti così. Ti mettono gli alleati lì semplicemente per la bellezza di averli. Ho sfondato tutti. No. Tanto dobbiamo scendere, sbaglio. Però li vedo ancora. Cosa? Si è buggato. Si era cazzo buggato lì. Ha dato due massettate all'aria. BG. Mo abbiamo fatto. Vai, 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 dai un po'. Dove andiamo, Marlene? Andiamo. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò.
Ma che cazzo ce ne frega? Scusate, gli stiamo chiedendo sempre come sta. A me sinceramente non È interessa. poco più avanti. Venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Po' troppo lenta, fia mia. Giol, dammi una mano. Vabbè, la apro io, cioè, in senso, non è che sparisco. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Bella Ellie, bella! Ho sentito la sparatoria, ma... Cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Niente bello, oddio. L'amo! Dove cazzo stavo andando, ragazzi? Muoviti. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali di... Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Uè, guagliù. Ciò, ogni tanto il mio cervello, no, ricollega alcuni pezzi di questo gioco. Tipo i pezzi dove mi incastro, tipo, e sono imbecille. Tipo questo qua, ad esempio, ero stato molto stupido. Invece adesso, capito, c'è il cervello mio che è fisso, se lo ricorda dov'è. Dai, chicca. Andiamo, Ellie. Sì. Merce illegale? A volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa.
E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Severo, ma giusto. Eccoci qui. Che stai facendo? M'ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Let's go. Quanto sentimento c'è. Ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Non prima io, ragazzi. Non posso. Andiamo. Sono bloccato. Prima le donne. Non puoi il gioco non ti permette di andare prima delle donne. Almeno educa. Uè, guagliù. Mamma mia, che bicipiti dove va. Bam. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poco. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene, a posto, dai su. Namo, namo. Dai, piccolo. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori, finalmente. Che carina, Ellie. Non è mai stata all'esterno, poi. Cazzo dico estero. All'esterno. Di qua. Oh. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio.
Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Che cazzo stiamo ascoltando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Via. Vai! Vai, sbrigati! Ho 2 soldati morti! Dietro di me! Presto! D'accordo, Ellie. Hai il segnale. Corriamo. Il segnale? Corri. Ellie è infetta. Da 3 settimane, soltanto che in 2 giorni solitamente si trasformano. Stai lontana dalla luce. I cazzo di zombie qua. Via, via! Ellie, questa la trama è proprio figa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Madonna, quanti cazzo di sbirri. Li vedo. Devono essere guardati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vede niente. È sicuro che sia nel sito. Vi siamo finito direttamente per venire a cercare. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui giù. Come rimane lì? Di niente. Come vanno davanti? Per ora tutto bene. Meno male che non li sgamano a loro. Vai, vai, risaliamo. Li sento là davanti. Merda, giù. Via, via. Via dal cazzo. Qui c'è un passaggio. Porco due, sono riuscito a farla tutta senza farmi sgamare, non ci voglio credere. Dai, Ellie. Oh, merda, un'altra pattuglia. Giù. Sono davvero tanti qua. Quindi basta non entrare nel raggio di luce effettivamente. Per non essere sgamato. Si può fare. Sono troppi, Tessa. Oh, merda.
Ciao bello. Dove stanno adesso la bambina? Qui, questi qui, possiamo andarcene. Dobbiamo andarcene silenziosamente, più che altro. Andiamo, 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 andiamo. Vabbè, ci voglio credere io. Non ci posso cazzo credere che mi ha sgamato così. Che non me lo faceva afferrare. Oh. Oh, tutti a mani, oh, tutti qua sono venuti. No, 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 copritemi, copritemi, copritemi. Ahia. Non c'ho garze. Porco Dio. Madonna buona per quello là che mi ha fatto sgamao. Dai che sto a morire. Giù nel tunnel. Uff. Adesso ho finito pure le munizioni. Porco due. Un HP e munizioni finite. Potremmo passare di qui. Merda, merda, altri soldati. Ma porco due. Non credo che ci vedano. Ok, ne dico, di buono, via, 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 da cazzo. Qui. Tess, saliamo attraverso il condotto. Andiamo, andiamo. Passiamo di qui. Wow, wow, aspettatevi. Ma un esercito ci hanno mandato, sì. Dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Buono, buono. Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ah, oh, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io! Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo.